Dimmi quando sì, vuoi così. Ciao. Va bene? Possiamo? Un attimo qui. Sì. Ok. Siamo che una vittoria qui a Teramo a pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie B. Buchi è soddisfatto del Perugia? Sì, molto, molto di questo nostro percorso, perché oggi è vero che è l'ultimo amichevole, però abbiamo fatto un percorso lungo, partito il 12 luglio, dove ovviamente abbiamo messo insieme tanti bravi giocatori, tanti uomini vogliosi di far bene, e siamo pian piano diventati squadra attraverso degli amichevoli importanti, la Coppa Italia e quest'ultima gara, e poi da martedì inizieremo a preparare la sfida di campionato con il Cesena. Però il percorso è stato giusto e l'atteggiamento della squadra in questa amichevole mi è sempre piaciuto. Che cosa le è piaciuto, che cosa invece ancora da rivedere? Ma da rivedere ci sarà sempre qualcosa, quindi troveremo spunto da ogni singolo anche minimo errore per poter migliorare. E cosa mi è piaciuto? La voglia di vincere, perché io ho detto ai ragazzi che queste non sono amichevoli, per me sono gare di campionato, io voglio sempre vincere, e la mentalità che devono avere loro è questa, quello di scendere in campo, non importa se siamo giovani, non importa se gioca qualcuno magari che non giocava da un po', dobbiamo sempre entrare in campo con la voglia di vincere, e anche stasera l'hanno fatto. Poi insomma, il calcio è fatto degli episodi, potevamo vincere, potevamo pareggiare, potevamo perdere, ma lo spirito è quello di una squadra che ci ha provato. A proposito di attaccanti, ha segnato nel finale di Carmine, la situazione di Rolando Bianchi invece qual è? Ma è molto tranquilla, Rolando sta lavorando con noi, sta facendo molto bene dall'inizio del campionato, siamo molto contenti di come si sta allenando lui, come si sta allenando Di Carmi, abbiamo due attaccanti forti, insomma siamo contenti che facciano parte della nostra squadra. A proposito di questo filo rosso che lega Teramo e Perugia, suo fratello le aveva un po' detto che atmosfera si sarebbe vissuta questa sera? Vabbè, sono venuto tantissime volte qui, insomma, a vedere mio fratello, l'anno scorso da avversario con la Maceratese, quindi conoscevo già Teramo, la realtà di Teramo, una società sana, seria, che ogni anno lavora molto bene, e credo che ci sia sempre il grande rammarico purtroppo legato allo scorso anno di una mancata promozione in B, che sarebbe stato penso il coronamento a tanti sacrifici e tanti sogni, insomma, della proprietà, però il calcio è bello anche per questo, chissà magari che si riparta con grande entusiasmo, con un grande allenatore, perché Zavo secondo me è un grande allenatore, l'allenatore giusto per poter pensare anche a qualcosina in grande. L'ultimissima da doppio ex, domani sera c'è Pescara-Napoli, che cosa si sente di dire alla sua ex squadra e a una squadra come il Pescara che ha allenato seppur per poco proprio in Serie A? Beh, mi auguro innanzitutto un diplomatico pareggio, perché sono legate entrambe le piazze, entrambe le società, quindi mi auguro che entrambe le squadre possano fare un percorso bello, il Napoli sicuramente è rivolto all'alta classifica, il Pescara ad una salvezza tranquilla, però sono due squadre che giocano molto bene, quindi spero che domani sera sia una partita bella, ricca di emozioni, magari di gol, e un punto, insomma, non scontenta nessuno. Grazie mille. Grazie.